tradito l'anima popolare di questa regione, a cominciare dal distacco delle politiche di governo dai grandi temi sociali. A me sembra questo il punto di fondo. I sottotitoli di questo si chiamano sanità, si chiamano trasporto pubblico, si chiamano politica della casa, i grandi temi sociali che riguardano la vita comune dei cittadini, e che la regione più ricca d'Italia abbia via via deteriorato queste politiche sociali non è una cosa accettabile. Si viaggia soltanto sulle eccellenze, soltanto sull'idea che alla fine chi ha i soldi si fa curare per primo. Non può essere questo. La casa, il problema della casa, anche da qui un messaggio per l'Italia. Noi stiamo giustamente dando un bel po' di risorse a chi la casa ce l'ha e deve ristrutturarla, ma c'è anche chi la casa non ce l'ha. C'è anche l'affitto e c'è anche chi non dorme sotto il tetto. Il trasporto, io sono di Piacenza, no? Ho visto coi miei occhi degli studenti, fra i quali c'era anche mia figlia, che quando vedevano arrivare che il treno era il treno della TPR dell'Emilia Romagna, applaudivano, perché se gli capitava Trenord, o era il treno vecchio, o arrivava in ritardo, o lo cancellavano. Ma è possibile? Allora, cerchiamo di dire questa cosa. Cioè, la Lombardia ha una radice popolare, civile, democratica, incredibile. Non può essere rappresentata da politiche di questo genere. Noi abbiamo una novità in questo paese. Abbiamo una destra al governo di questo paese. Questa è la novità. E bisogna che sappiamo che destra è questa qui. Questa che abbiamo per tradizioni storiche della destra italiana. Non è una destra sociale, non è una destra liberale, è e sarà una destra gerarchica e corporativa. Vuol dire delle cose molto semplici e precise. La destra legge ordine. No, ma non per tutti, no? Legge ordine per quelli dei REV, ma non per quelli della corruzione. Che viene ancora prima, Cioè, in quel progetto c'è una cosa che non si è mai vista al mondo. C'è un'Italia che non è né unitaria né federale, perché non si è mai visto uno Stato federale dove le articolazioni, che qui sarebbero le regioni, si prendono le competenze alla carte. Uno se ne prende 7, l'altro se ne prende 22, l'altro se ne prende 5. Uno Stato arlecchino. Allora, questo modello corporativo è un modello che va in conflitto con una società moderna, ma è la radice vera della destra italiana, a differenza di altre destre, perché sembra quasi che man mano chi avanti nei sondaggi pensa di essere l'unto del Signore a guidare il carro dei progressisti e il carro è sempre fermo, no? E non si vede invece la possibilità politica profonda della complementarietà possibile fra una forza di una sinistra plurale, che sia di sinistra, moderna finché si vuole, e una forza come quella dei 5 Stelle, che dopo traumi e cose eccetera ha preso la decisione di stare comunque nel campo progressista. È chiaro che una forza di sinistra
deve occuparsi dell'hardware dell'uguaglianza, non c'ha la vocazione 5 Stelle, questo con tutta l'amicizia che do. Cioè, l'hardware dell'uguaglianza è diritti del lavoro, welfare universalistico, fiscalità progressiva e generale, queste qui sono, quelle, sono le cose che riducono la forbice. Lombardia verrà un segnale importante, verrà un segnale importante anche dal Lazio, e l'uno e l'altro il giorno dopo ci induranno una riflessione, perché qui c'è la destra, e quindi dovremo tirare le somme di questo passaggio e vedere da che parte mettere la barra. Intanto impegniamoci naturalmente in queste ore. Non è detto purtroppo che ci sia un clima tale da favorire un'affluenza, perché sai già c'è abbastanza distacco, come abbiamo visto, no? Purtroppo è un distacco che tocca largamente i ceti popolari. Noi abbiamo nelle ultime politiche rilevazioni inequivocabili. Chi sta bene va a votare per il 70%, chi sta male o malissimo va a votare per il 25%. Una democrazia non può stare in piedi se perdi il segnale radar con mentale del popolo, no? E questo avviene anche perché c'è un pezzo di popolo che non si sente dire le cose che dovrebbe sentirsi dire sulla sua condizione. Questa è una difficoltà che non si scioglie dall'oggi al domani. Teniamone conto. Nelle ultime ore andiamo a prendere questi pezzi qui per dire vai a votare, perché è inutile perdere tempo con chi ci andrà sapendo per chi votare. Aggiungiamo a questo che tira un'area in generale di disattenzione. Adesso c'è anche il Festival di Sanremo, quindi cambiamoci un po' la passionaccia per andare alle urne. E quindi che si sia in salita non c'è dubbio. Ma anche, guardate, nella destra, credo che lo sfavillio, diciamo, delle prime settimane comincia a dar luogo, diciamo, a qualche riflessione, perché le politiche che si vedono non sono politiche che possono incrociare davvero una convinzione, tantomeno l'entusiasmo di un elettorato di destra.